Sebbene comunemente si dia come data per la fine del Medioevo il 1492, come abbiamo visto dal punto di vista religioso e filosofico, ma anche dal punto di vista politico e sociale, non esiste una vera cesura tra il Medioevo e il Rinascimento. Questo è particolarmente vero in Italia, perché nonostante la nascita di una borghesia manufatturiera, in alcuni comuni come Firenze, Genova, Milano, Venezia, diventi lentamente una borghesia industriale e finanziaria, il modo di produzione e di scambio dell'epoca feudale durante il corso del Rinascimento non cambia. I signori feudali, ad esempio, continuano a non pagare le tasse, mentre le possono imporre ai contadini a loro piacimento. Possono anche confiscare le loro proprietà e i loro beni, persino punirli come ritengono più opportuno, ad esempio cavandogli gli occhi o mozzando loro lì. Oltre a subire la decima sui prodotti coltivati, l'esproprio della terra, al loro uso e consumo, i contadini sono costretti a chiedere il permesso anche se intendono sposarsi ed a pagare una tassa d'occhio in questa occasione. Inoltre, quando un contadino muore, il signore feudale ha il diritto di appropriarsi del suo bestiame, dei suoi vestiti e persino dei suoi utensili. A queste condizioni semischiavistiche si devono aggiungere le scorribande armate dei cavalieri che continuano a saccheggiare i villaggi attraverso estorsioni, rapine e ricatti e persino sequestri di persone che nei territori germanici vengono estesi anche agli artigiani delle città e vengono rinchiusi spesso nelle torri dei castelli per ottenere un riscatto. La pratica più infame è il cosiddetto ius prime noctis, che prevede il diritto del signore feudale a giacere con la sposa del contadino prima del matrimonio. Di questa tristissima forma di addio al celibato vi è testimonianza anche in molte zone del Mezzogiorno, come ad esempio un casale posto all'ingresso del borgo marinaro di San Marco di Castellabate, nel Cilento, di norma utilizzato per far giacere le mogli dei contadini con il signore ortofeudale. D'altra parte, il clero e la nobiltà godono anche di privilegi fiscali inauditi. Ne consegue che la tassazione grava interamente sui braccianti e sui contadini senza terra o sui plebei delle città, non di rado ex contadini che hanno abbandonato l'inferno della campagna. Tra il 1524 e il 1536, dunque, una grande rivolta contadina scuote il cuore del Sacro Romano Impero. In Germania meridionale, in Svizzera, in Austria, in Alsazia e nell'odierno Trentino Alto Adige, i contadini si rivoltano in massa contro il sistema feudale vigente che è diventato per loro insopportabile. La protesta si rivolge in primo tempo nella forma di una raffica di lagnanze e di lettere pubbliche indirizzate al re e dirette contro principi e grandi feudatari, padroni assoluti su uomini e cose. I rivoltosi, avvalendosi dei prodigi della stampa, stendono quindi una delle prime piattaforme rivendicative della storia, conosciuta come i 12 articoli della Foresta Nera. In questo testo rivendicano, tra l'altro, l'elezione dal basso dei parroci. La rivolta prende quindi piede come un incendio, soprattutto in Turingia, dove è diretta da un ex seguace di Martin Lutero, tale Thomas Münzer, il quale incita i poveri alla lotta affinché omnia sunt communia, tutto sia di tutti. Münzer aizza il popolo con queste parole: guardate, i signori e i principi che sono l'origine di ogni usura, d'ogni ladrocinio e rapina. Essi si appropriano di tutte le creature, dei pesci dell'acqua, degli uccelli dell'aria, degli alberi della terra, e poi fanno divulgare tra i poveri il comandamento di Dio, non rubare. Ma questo non vale per loro. Riducono in miseria tutti gli uomini, pelano e scorticano contadini ed artigiani ad ogni essere vivente, ed ogni essere vivente, per il quale alla più piccola mancanza c'è la forca. Per reprimere l'insurrezione, che tra l'altro in qualche modo si riagganciava alle parole di San Francesco d'Assisi, si costituisce la Lega Sveva, guidata dal duca Giorgio di Waldburg, che ottiene la benedizione dell'imperatore Carlo V e di suo fratello Ferdinando, dell'alta nobiltà e dell'alta borghesia, ed anche dello stesso Martin Lutero, il quale con una clamorosa giravolta di 360 gradi non solo sostiene il diritto delle classi dominanti a sopprimere le rivolte popolari, ma invoca una nuova crociata contro i poveri, come avevano fatto nei secoli passati proprio gli inquisitori domenicani.
I contadini, scrive Lutero, sono una masnada assassina e rapinatrice, devono essere fatti a pezzi, strangolati, infilzati, in segreto pubblicamente. Chi lo può, come si deve ammazzare a bastonate un cane randagio. Nessun papa era arrivato a tanto. I preti protestanti che hanno dato sostegno alla mobilitazione popolare vengono quindi sospesi ed espulsi dall'università di Zwickau e di Erfurt, preludio della campagna di Frankhausen, che si conclude con la cattura, la tortura e l'esecuzione dello stesso Münzer e l'arresto degli altri capi come Filippo Melantoni e Michael Geismer del Tirol. Il bilancio della repressione di almeno 100.000 giustiziati su circa 300.000 contadini insorti, senza considerare i morti della contemporanea persecuzione del movimento anabattista, nato proprio nell'ambito della riforma protestante, che aveva preso a contestare la validità del battesimo degli infanti, rivendicando tra l'altro la totale separazione tra Stato e Chiesa.